Siamo dati Gesù e Maria. La Chiesa oggi celebra la memoria di Santa Agnese, martire. Avremo modo di dare dei brevi cenni biografici di questa avvincente storia di martirio dei primi secoli. Abbiamo visto nella prima lettura la prosecuzione del discorso di ieri sul sacerdozio unico di Gesù. Oggi aggiunge un altro tassello alla definizione di questa unicità del sacerdozio di nostro Signore. Lui ha offerto un solo sacrificio, una volta per tutte, il sacrificio della croce, non molti sacrifici come anticamente si faceva. Ricordiamo sempre che il sacrificio della Santa Messa non è altro che la attualizzazione, quindi la ripresentazione sacramentale in ogni luogo, in ogni tempo, dell'unico sacrificio della croce. Sempre lo stesso, l'unico gradito al Signore. La caratteristica del sacerdozio di Gesù è stata quella di offrire un immenso sacrificio, unico, apax, una volta per tutte. Fatto quello, ci resta soltanto di entrare in contatto con i frutti di esso e di farli nostri. E questo si fa attraverso, appunto, la ripresentazione sacramentale di esso che avviene in ogni messa che si celebra. Nel Vangelo di oggi abbiamo sentito di nuovo il tema dominante del Vangelo secondo Marco, il potere di Gesù, l'impero sui demoni. Quando Gesù dava un ordine, i demoni dovevano obbedire. Questo perché, per quanto i demoni siano ribelli e protervi, se Dio impone su di loro la sua volontà, devono rassegnarsi. Ob torto collo sono costretti a cedere. Questo tema, ecco, del potere di Gesù sui demoni, accentuato da San Marco, deve darci sempre una grandissima consolazione, soprattutto quando constatiamo il dilagare del male. Il dilagare del male avviene per dei misteriosi decreti e per delle misteriose permissioni che noi ben poco possiamo conoscere e ancor meno comprenderci, ma sappiamo benissimo che non avviene senza il controllo di Dio, che da un momento all'altro può mettere punto a qualunque situazione senza che niente e nessuno possa opporgli resistenza. Questo non dimentichiamolo mai, perché ci aiuta a vivere molto più sereni e molto più tranquilli. Veniamo alla storiona, bisognerebbe dire, se si potesse dire, questo strafalcione di Santa Agnese martire. Noi abbiamo qui in chiesa, come sapete, una bella statua a fianco alla colonna alla mia sinistra, raffigurata con un agnellino in mano. Perché? Allora, chi era? La collocazione di Santa Agnese adesso dagli storici è un po' discussa. C'è chi la colloca durante la persecuzione di Decio, quindi a metà del III secolo dopo Cristo, e chi ai tempi della persecuzione di Diocleziano, quindi ai primi del 300. Le notizie certe che abbiamo è che questa ragazza era figlia di una nobilissima e ricca famiglia romana. Ricordate quando abbiamo studiato a scuola i patrizi e i plebei? Era una patrizia cristiana e, come era in uso allora, sapete, le prime forme, chiamiamole così tra virgolette, di vita consacrata che si ebbero nella chiesa quando ancora non esistevano monaci, frati e suore, erano le vergini consacrate e le vedove consacrate. Quindi ragazze che fin da giovani decidevano di offrire al Signore la verginità, o donne che, venuto a mancare il marito, si offrivano appunto come vedove consacrate, rinunciavano a farsi una seconda famiglia e vivevano nella castità. Erano queste le due forme. Le vergini consacrate erano riconosciute nell'assemblea cristiana perché portavano un velo in capo, rosso. Voi sapete che il velo lo rese obbligatorio, pensate, il successore di San Pietro, San Lino Papa, obbligò con decreto, che le donne dovevano entrare in chiesa a capo velato. Le vergini, solo loro, le vergini consacrate, avevano il flammeum, si chiamava, il velo rosso, quindi erano riconoscibili nell'assemblea attraverso questo segno. Ora, che è successo? Che si era invaghita di lui il figlio del prefetto di Roma, quindi un pezzo grosso. Evidentemente lei, essendo una vergine consacrata, non gli ha voluto dare nessun tipo di credito, e questo l'ha denunciata come cristiana durante la persecuzione e fu esposta nuda, questa è una cosa molto molto frequente, proprio per violare la sua purezza, in un circo vicino all'attuale piazza Navona, nuda.
E un uomo cercò di avvicinarsi a Sant'Agnese, non certamente con intenzioni che potete immaginare, insomma. Morto all'istante. Capite? E per le preghiere di Sant'Agnese, miracolosamente, risuscitato. Quindi capite perché quando Nostro Signore, cioè, questo è morta martire, ma nessuno ha toccato la sua purezza, non sono riusciti. L'hanno buttata nel fuoco, è uscita illesa dalle fiamme e alla fine l'hanno uccisa con un colpo di spada alla gola, che era il modo con cui si uccidevano a quei tempi gli agnelli. Ecco perché viene raffigurato con l'agnellino in braccio, perché l'agnello è segno di candore ed è segno anche di sacrificio. Sapete che l'agnello è sempre stato, in tutte le culture, quasi tutte le culture religiose, l'animale sacrificale. Quando si festeggia la festa di Sant'Agnese, come di altri, ricordiamo sempre la bellezza e l'importanza del valore della purezza, che oggi, ahimè, nelle coscienze di molti è passato un po' nel dimenticatoio, quando va bene, addirittura quando va peggio, si pensa addirittura, nella peggiore delle ipotesi, che la purezza sia quasi un disvalore, insomma, anziché essere un valore, quasi una cosa di cui vergognarsi, specialmente tra i giovani, no? Questo non ha niente a che vedere con la nostra santa fede cattolica, cioè i cristiani sono sempre stati molto molto fermi e hanno fatto proprio della custodia della purezza quasi un punto d'onore, integerrimi e irreprensibili agli occhi di tutti. E il Signore non ha mancato, come abbiamo visto anche in modo straordinario, di mostrare quanto al suo cuore, alla sua volontà sia cara questa virtù. Quindi noi non stanchiamoci di praticarla, di testimoniarla e, nei limiti in cui possiamo, anche di trasmetterla, di insegnarla alle persone su cui il Signore ci ha dato un minimo, come dire, di autorità oggettiva o di amicizia o di ascendente, perché può passare fuori moda nel contesto del mondo, ecco, ma nella fede cattolica la purezza è e resterà sempre una delle più aree, auree e belle virtù. Siano lodati Gesù e Maria.